E bella a tutti ragazzi, siamo i Pirla SV. Dopo aver fatto la storia su YouTube Italia facendo mondialiti di ogni genere, quest'oggi vogliamo spingerci ancora più oltre e alzare notevolmente il livello. E se facessimo un mondialito in cui per passare il turno valgono solo i gol in rovesciata? Beh, presentiamo i coraggiosi partecipanti che hanno accettato questa folle sfida. Il primo è il brasiliano del gruppo e non poteva di certo mancare in questo video, Sergio Cruz Pereira. Il secondo è campione europeo di calcio freestyle. Vediamo se sarà anche il campione delle rovesciate, Gunter Celli. Il terzo ha imparato a fare la rovesciata da 3 giorni. Esce sempre al primo turno, ma oggi è qui per rompere la maledizione, Gnabry. Il quarto è un altro calcio freestyler, come potete vedere da queste incredibili skills, direttamente dalla Puglia, Nicola. Il quinto è una new entry, viene da lontano e gli piace spaccare le gambe degli avversari, direttamente dal cielo della Russia, Vlad. E l'ultimo, ma non per importanza, il king delle rovesciate più scordinato del web, il sottoscritto Pierino. Ci siamo, chi vince questo mondialito sarà il re delle rovesciate di YouTube Italia 2023. Prima di cominciare, guys, presentiamo il portiere di quest'oggi. Visto che vi lamentate tutti, siete tutti molto critici quando si tratta di mondialito, Gunter mi ha promesso che a sto giro avremo un portiere di tutto livello. Signori, Giorgione! Ti dico solo, voglio rispondere con Nazionale Italiana Under 21. Ragazzi, è tutto pronto per un mondialito veramente speciale. Vi ricordiamo che partiranno in 6, ma passeranno solamente i primi 4 a segnare. Quindi avremo 2 eliminati. 3, 2, 1, let's go! Via! E subito, rivio del Giorgione. Gunter gli sta dietro, Sergio si apre sull'auto di destra, Gunter gli chiude, ma Sergio alza il braccio e inizia subito così come un vero contenuto di Pirla SV, con le botte. Ma ricordiamo che una volta che il giocatore si sarà alzato il pallone, gli altri non potranno intervenire per rischiare ovviamente infortuni. Sergio da dietro, bruttissimo, avrei fatto più bella figura pure io, Sergio. Prevediamo una sfida veramente complicata per i nostri partecipanti. Stop di petto di Celli, si allarga, pensa a calciare, poi si ricorda che può calciare solamente con la rovesciata. Si avvicina, se la alza, Celli, maggio. Mamma mia, che cosa ha preso Spider-Man in porta? Attenzione, perché Vlad non gliene frega niente di quello che sta succedendo, lui vuole rovesciare. Bellissima rovesciata, sempre su Pierino, che è una vittima. Mentre c'è Sergio che continua, parata del Giorgione, Gunter prende il pallone, palleggia anche lui, si coordina, miracolo. Tutti i portieri occasionali, sono tutti i portieri occasionali, di nuovo Vlad. Vlad da lontano, può fare male da lì, può fare male, e segna! Super gol di Vlad, l'outsider delle rovesciate. Giorgione da lontano, potevi far meglio, eh? E sono rimasti in 5 partecipanti. Sergio Cruz da lontano tira una mozzarella, ma il Giorgione apre la bocca e dice gnamma. Che li si accentra, se la alza, vai rovescia come ti ho insegnato io. Fa 15 palleggi, rovescia. Oddio, attenzione perché Gnabry è entrato nel video, c'è anche lui, prende sicurezza, rovescia. Oddio, più o meno. E vabbè. Però devo dire che con l'andare del video il livello di rovesciate sta aumentando. Secondo me la prossima azione vediamo un gol. Palla per Pierino che tenta una bicicletta. Ancora Pierino, tenta rovesciata, murata da Nicola. Allora c'è Conte ed è il secondo a passare questo turno. E sono rimasti in 4, solamente 2 posti disponibili. Nicola, indisturbato, può saltare Gnabry. Vuole avvicinarsi, invece no, decide di alzarsela da lontano. Indisturbato, da solo, Giorgione. Mamma mia che ha preso Superman. E vabbè. Allora qua Giorgione poteva prenderla anche senza saltare, invece qua è stato molto bravo, ha chiuso bene sul primo palo. Ricordiamo che i concorrenti non possono disturbare un giocatore che si sta alzando la palla per rovesciare. Da lontano, traversa! Mamma mia, demoralizzato. Nicola che si guarda dietro, se la alza, gli altri si spostano. Pierre intelligentemente, Gnabry, qua segna! Gnabry, oddio! Ricordiamo ragazzi che passano solamente i primi 2. Bellissimo doppio passo, bicicletta di Pier, se segna, si merita di segnare. E qua Sergio Cruz Pereira prende il regalo di Natale di Pierino, se lo mette in tasca e ringrazia. Siete rimasti in 3, solamente il prossimo a segnare si qualificherà al round successivo. Rovescia, da solo, doppio salto e tocca a Nicola.
E dice di no. Giorgione comunque sta facendo delle parate sensazionali. Rinvio del Giorgio. Pier da solo. La controlla di testa. Bellissimo. Attenzione! Cosa ha fatto? Pier Francesco Gentili si porta a casa l'ultimo posto disponibile per la qualificazione da casa sua. Ho soltanto una cosa da dire. Vlad, ti prego, vendicami. Siamo arrivati al secondo turno, passano i primi tre a segnare. Le regole sono sempre le stesse. Si può segnare solo in rovesciata e in questo turno ci lascerà uno di loro. Rinvio del Giorgione, siamo arrivati al secondo turno. Pier, ultimo classificato, ultimo qualificato nello scorso turno. Vediamo se si qualificherà ancora per ultimo o magari per primo questo turno. È quello senza fiato in questo momento perché ha riattaccato subito a giocare. È vero, non avevo valutato questa opzione. Bellissima palla, se la può alzare si può coordinare bene da solo. Pier, cioè subito gol! E subito gol! Dio, non ci crede neanche lui. Pier, sei stato l'ultimo a qualificarsi nel primo round e il primo a qualificarsi nel secondo. Hai esaurito la sfiga. Raga, è tutta una tattica. Sono stato in campo di più, così ho avuto modo di riscaldarmi più di loro e quindi ero più pronto. E allora vi aspetto nella finale a 3. Rinvia per l'ennesima volta il Giorgione. Gunther conquista il pallone. Bravissimo a tenere il possesso. Gunther se l'alza. Oddio, super gesto. Che parata! Che parata del Giorgione! Mamma mia, portiere di un altro livello. Il portiere di cui questa piattaforma aveva finalmente bisogno. Attenzione. Oh, Vlad mio si toglie Dio. La macchia e muscoli da inquadrare il fisico. Cameraman, fammi un bello zoom. Rinvia allora il Giorgione. Il primo ad andare sul pallone è Gunther. Campione europeo di calcio freestyle, vediamo se anche di rovesciate. Ancora Gunther, attenzione, torna indietro. Potrebbe essere una buona angolazione per un gesto tecnico atletico chiamato rovesciata. E arriva subito, blocca Sergio che può approfittarne. Sergio Parablata, miracoloso, eroico, attenzione, gol! Mia Gunther, come gli ha insegnato io ovviamente. Mamma mia, tutto merito degli insegnamenti di Tiger. Allora si riparte. Russia contro Brasile, sfida ad altri tempi, attenzione allora, Sergio col pallone, anzi Vladimir che perde ancora il pallone, mamma mia che lotta fisica, mi ricorda quasi un pallone d'oro, allora ancora Sergio, mamma mia, scontro tra titani, scontro tra due continenti, attenzione ancora Sergio allora, palleggia, ci provo! Non ci credi, ma è successo! E allora il carnefice Vlad ci saluta per la gioia di tutti e Sergio avanza al turno successivo! Terzo round, i primi due che segnano vanno in finale, il terzo invece viene eliminato. Andiamo a vederci lo spettacolo, let's go! Siamo partiti! Terzo round. Pierino prova a palleggiare con un brasiliero ma è troppo scordinato. Però riesce a tenere il pallone. Colpo di testa, c'è Gunther. Tiene il possesso, prova la rovesciata. Sfiora il gol. E allora rinvia di nuovo il Giorgione. Pierra di testa. Che testa c'hai? Ma è un triangolo. Possesso palla di Pierino. Guardate lo sguardo, è carico, è pronto per una nuova rovesciata. Oddio. Attenzione Sergio Cruz. Cosa ha preso Giorgione? Cosa ha preso Giorgione? Sergio Cruz indisturbato. Poteva aggiudicarsi la finale. Gli avversari festeggiano per questo errore. Possesso palla di Pierino. Vediamo con quale giocata ci delizierà questa volta. Vai! Da lontano, bellissima palla! È il secondo che Pier mette da fuori area. I gol semplici non gli piacciono. Si toglie la maglietta, flexa in faccia a Vlad. Dice anch'io ce l'ho il fisico. Guarda l'addome. Dove sei Vlad? Dove sei? Ah, là in fondo eliminato il quadro. In bocca al lupo entrambi. Aspetto in finale il più forte, il più agguerrito, il più acerrimo. Italia contro Brasile. Ma una sola rovesciata avrà la meglio e si aggiudicherà la finale. Bellissimo qua, si coordina bene e Giorgio dice di no. Attenzione Sergio, ancora una volta. Se la alza, fa il brasilero. Ma la palla va fuori. Aspetta, aspetta, c'è Sergio a terra. Sergio. Ciao ragazzi, guarda qua. Wow ragazzi, cioè guardate lo sforzo fisico di questo video. Il campo con Vlad. Ce la fai Sergio o non vuoi continuare? No. Mi fa male la schiena adesso. Ragazzi, mi dispiace, mi fa male la schiena, da mezz'ora che rovescio. E niente, chiamo Vlad, ce la fai? Aspetta, che chiami Vlad? Se uno si ritira è fuori. Se uno si ritira è fuori, bro. Che chiami Vlad? Vabbè, fate la finale voi ragazzi. A posto. E allora? Boom, ci vediamo in finale.
finalissima, un footwork contro un Pirlas, Gunther contro Pierre, 3 rovesciata a testa, chi fa più gol diventa campione, chi vince? Secondo me Gunther perderà. Allora secondo me Gunther vincerà, let's go! E la prima rovesciata in questa finale di Gunther, bel cross, la prende bene ma centrale, Giorgio smanaccia fuori. Un portiere così come fanno a segnare questi ragazzi? Ma è clamoroso! Allora primo rigore per Pierino, Sergio la crossa, va Pier, cicca il pallone che va fuori di qualche metro. Continua allora Gunther che vuole cercare il vantaggio per primo, ancora Sergio ennesimo cross, bellissimo gol! Gol! Bellissima coordinazione, angolata, impossibile da prendere per il portiere. 1-0 per Gunther Celli. Va ancora Sergio, si prepara al cross. La pennella in mezzo, c'è Pier che si continua! E c'è la rete! 1-1, ultimo tiro a testa. Va allora Sergio Cruz, la pennella in mezzo per Gunther! E c'è la rete! E allora 2-1 per Gunther. C'è l'ultimo cross per Pierino che è in mezzo all'area, si coordina Pierino, palo, clamoroso. E allora finisce qui questa sfida, dopo 1000 rovesciate Pierino è stremato, davvero grandissima sfida fra lui e Gunther, ma ne esce vincitore il giocatore dei footwork. Gunther è la mia nemesi, la mia criptonite, non riesco a batterti, porca la miseria. Ragazzi, ci tengo personalmente a ringraziare tutti coloro che hanno accettato di partecipare a questo video, perché vi giuro, tecnicamente, atleticamente è usurante fare la rovesciata così tante volte, quindi ringrazio Sergio, Gunther, il Muro Vlad, il sottoscritto Gnabry, il sotto di noi. Se volete altri mondialiti del genere potremmo fare Scorpione prossima volta, attacco, insomma, sbizzarritemi nelle idee qui sotto e noi ci vediamo un prossimo video. Complimenti Gun. Magari ci sarà un'altra rivincita, io sono sempre pronto, Pier. Ci vediamo per la rivincita. Ciao. Milione su YouTube, già lo sai. Se con noi metti il pollice su, siamo i Pirlas V, siamo i Pirlas V. 1 milione su YouTube, siamo i Pirlas V.